calcio basso è anche una TV di servizio, insomma, no? Sì, cioè, io c'ho da fare. Vabbè, ma un attimo, un attimo. Oh. Tu sei stato arbitro passato. No, non mi chiedi. No. No, 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 io voglio che tu mi dici il regolamento. Cosa dice? Perché io ieri mi sono scagliato giustamente, ma io parlo da tifoso, non sì. So un esperto del settore. Sì. Da tifoso cosa di dice? Chi? Scusa. Tifoso di calcio, ah, in generale. In generale. Che cosa okay. Dice il regolamento in merito all'espulsione di Meret? Il regolamento non dice. Si astiene. Si astiene. Come si astiene? No, no, no. Sì, sì. Dai, che lo sai, prima me l'ha detto, a microfoni spenti, che dici poi, quando accendo la telecamera, per farsi di me. Quello ha ritenuto quello che fosse chi? L'arbitro, ah. Ha ritenuto che fosse ultimo uomo, e qualcuno dice sì, qualcuno dice no perché stava rinvenendo il difensore per cui non avrebbe mai presa, per cui... No, ma io dico sul fallo. Non... Allora tu mi hai chiesto l'espulsione, no il fallo. Io sapevo tutto, ah. Tutto. Il fallo a me non sembra che lo tocchi. Non sembra quello. No, io so che dice il regolamento, non quello che il regolamento dice dare o tentare di dare, ecco, un calcio, dare o tentare di sgambettare. Quindi se anche tu hai tentato ma non l'hai preso, è fallo uguale, dice il regolamento. È fallo uguale nel momento in cui la tua azione, pur non prendendola, provoca un danno. Un danno in che senso? Interrompe la corsa, cioè fa in modo che quello non può più fare quello che stava facendo. Cosa stava facendo? Ecco, okay. Questa è la cosa. Quindi... Come vedete, calcio pazzo è una TV, una TV di servizio. Di servizio. Che anche se ieri sera io ho detto così, ma parlo da tifoso, sono anche pronto a fare un video dove smentisco quello che ho detto io ieri sera, perché abbiamo qui un arbitro, no, passato ad arbitrare. In passato, hai arbitrato. Andai a vedere le partite a gratis, quindi c'avevi il patentino, il coso, come sì. Si il tesserino. Come si dice? Vabbè, il tesserino. E l'arbitro ci dice che ha retto il regolamento. È perché quello conta, non è vero? Quest'anno, cioè ogni anno sì, viene a essere aggiornato. Tu l'hai letto? Sì, certo. Dice che, ripetiamolo, punto focale quello. Dare o tentare di dare un calcio. Una quindi volta. Io gli dicevo, ma non l'ha preso, non fa niente. Lo voleva piare però? Lo voleva piare? Ma indipendentemente dal fatto se lo volesse pigliare o meno, sì, l'ho affermato. Ha commesso un'azione che ha portato all'interruzione dello scopo della corsa, cioè raggiungere il pallone. Quindi ragazzi, è così, c'è stava, mettemosi l'anima in pace. Poi è chiuso. No. No, poi si può discutere sull'espulsione, perché lì, no, no, lì è da vedere. Ma non interessa il regolamento, no, discute i tifosi. Il regolamento dice certo. Questa cosa qua. Quindi, poi è chiaro che se quello si tuffava due ore prima, allora lì è simulazione, ah. Ma quello si è toffato il momento in cui c'è stato proprio il presunto contatto, quindi secondo me si è tuffato quando ha visto e che poi dice non che la possa fare più al campo, ma lì non lo puoi, lì non, però giustamente dice se non lo saltava gli frenava addosso, cioè, se uno lo saltava gli spezzava le gambe, spezzava le gambe. Soprattutto un saluto e quello ci tiene alle gambe, insomma voglio dire. Flavio un saluto e sempre caccio.